Salve, la Chiesa oggi fa memoria di Santa Vincenza Lopez, una santa del XIX secolo, una santa che ritenne il rapporto con Dio e il rapporto con le cose religiose addirittura un'occasione di sanazione finanche psicologica, di sanazione interiore. Scriveva alla mamma che aveva un qualche problema interiore: mamma, vienitene con noi e vedrai che tutto si rassenerà nell'intimo del tuo cuore. Questa grande capacità di percepire nella presenza di Dio una vera e propria sanazione di tutti gli umani problemi, soprattutto delle umane inquietudini. Si potrebbe applicare a questa santa quello che accadde in una circostanza particolare in cui un ragazzo, ricordo, che mi disse queste parole: padre, quando io prego dico soltanto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e non riesco a dire di più, la prego, non mi chieda di dire di più. Volli sapere, chiesi al ragazzo, ma perché mi dici questo? Io la mattina esco di casa, ho fatto il segno della croce e ho pregato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e incontro mia madre prima di uscire e mia madre comincia: e attento dove vai, e attento con chi vai, e attento a cosa fai, e a te, padre, quanta stanchezza e che voglia di dirle mamma e lasciami in pace, però non lo posso fare, non lo faccio, perché ho detto di vivere la giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi mi trovo nel traffico e chi ti prevarica, chi passa davanti, chi ti suona, chi ti fischia. Padre, sapesse quanta voglia di reagire, però non lo posso fare, perché ho promesso di vivere la giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi vado sul lavoro, è il capo arrabbiato, è il collega che te ne dice quattro, e l'altra cosa ancora una volta un certo disagio interiore, una voglia di reagire. E però la quiete, tu hai promesso di vivere il giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tutto questo diventa per me ragione di equilibrio, ragione di serenità. Riesco ad andare al di là finanche di tutto ciò che vorrebbe tormentare la mia giornata. E la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo garantiscono la mia serenità al di là di tutto ciò che vorrebbe in qualche modo macchiarla. Così mi disse il giovane. Grazie.